Dopo 2 anni di stop torna la grande festa di quartiere che segna l'inizio dell'estate aretina. È infatti tutto pronto per il ritorno di Peschegliola da Vivere con la regia di Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona, il patrocinio del comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. 9 anni fa siamo partiti con questa stupenda festa di quartiere che è riuscita subito molto bene, sicuramente anche al di là delle aspettative che nella prima edizione noi avevamo. È una festa effettivamente di questa zona, quindi dei commercianti, di coloro che vi abitano, ed è una festa molto sentita, per cui dopo 2 anni di stop siamo molto felici e contenti di ripartire da Peschaiola. Oltre 100 le attività coinvolte dalle 17 sino a 1 di notte in tutta l'area, compresa tra via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e largo Primo Maggio. Queste feste, al di là di sostenere le attività commerciali che in queste occasioni ovviamente hanno modo di fare qualcosa in più dell'ordinario, fanno anche riscoprire un po' questo senso di appartenenza a questi mega quartieri che, ripeto, sono quasi frazioni Arezzo. Qui, come da tradizione, si potranno fare degustazioni, cimentarsi in esibizioni sportive di danza, assistere a sfilate di moda e ballare al ritmo della musica dei migliori DJ. È davvero un menù ricchissimo, tanti eventi, tante animazioni, un'area street food attrezzata per mangiare sotto le stelle e poi veramente tanti spettacoli, quindi scuole di ballo, intrattenimenti, musica dal vivo. Siamo molto contenti di aver animato per l'ennesima volta questa strada. Confcommercio rinnova il suo impegno anche per le zone meno centrali della città e questo è un grande orgoglio. L'evento inizierà alle 18:15 con la cerimonia di premiazione del quartiere nel commercio, il riconoscimento che Confcommercio attribuisce alle imprese di Peschaiola in attività da almeno 30 anni.